Buonasera, benvenuti in questo nuovo video, sono Soggia ragazzi, in stream. Oh, Soggia ragazzi, siamo qui perché c'è stato un problemino alla macchina. Ho quasi fuso il motore della macchina, ragazzi, ma facciamo così. Visto che sta cosa è successa ieri, vi lascio alle clip di ieri. Un problema. E adesso vi spiego bene com'è andata la situazione. Allora, mi serviva la macchina per andare in palestra ed infatti qui ho ancora il borsone. Vado, mentre arrivo più o meno a metà strada in tangenziale, vedo la lancetta dell'acqua che è salita veramente tantissimo, proprio fino a qui. E lì ho deciso di fare una storia che adesso vi farò vedere. Non è che potevo fermarmi da un momento all'altro, visto che c'era un sacco di traffico, ho detto vabbè, me l'allungo fino in palestra, perché oramai mancava solamente qualche minuto. Arrivo in palestra, tiro sul cofano, non è successo niente, perfetto. Mi vado ad allenare, tutto nel chill, poi che cosa faccio? Riaccendo la macchina, vedo che non c'è nessun problema perché ovviamente la macchina si è già raffreddata. E da lì, al posto di andare in stream house, sono venuto qua dai miei genitori. Ed infatti io adesso sono ancora fermo nel parcheggio vicino a casa dei miei genitori. E mentre ero fermo ancora qui in macchina, stavo sistemando un pochettino di cose. Ficcando una certa, dal vano motore inizio a sentire. Ed ero lì che faccio, ma che è sta roba? Oh, non è che è entrato un topo e sta mangiando tipo dei cavi? Tiro su ovviamente il cofano, indovinate un po'? C'è l'acqua che sta bollendo, adesso vi faccio vedere. Oh raga, sentite l'SMR? C'è l'acqua che sta bollendo. A momenti bruciamo tutto. Quindi sono lì che dico, porca di quella vacca, qui c'è qualcosa che non va. Quindi bisogna sistemare le cose. Allora, quando io ho comprato la macchina, io ero già consapevole del fatto che non c'era il liquido refrigerante, ok? Ma sapevo che c'era solamente dell'acqua. E sappiamo bene che l'acqua non è che regga tantissimo la temperatura, perciò bisogna andare a prendere proprio il liquido refrigerante, perché lì quello è fatto apposta proprio per la temperatura. Noi l'altra volta abbiamo cambiato il contagiri e sapevamo che qui abbiamo adesso la lancetta. Prima avevamo solamente il LED che si accendeva. Ed infatti la lancetta si è comportata come se fosse un LED, perché all'inizio era ovviamente giù, poi d'una certa, pum, è salita proprio al massimo. Cioè, poi il massimo è qui, è andata oltre il massimo. Quindi proprio come se fosse un LED, si è acceso dal nulla. Però per il sensore lo cambieremo più avanti, perché mi devo ancora arrivare ad Amazon. Ma per il momento che cosa dobbiamo fare? Bisogna prendere il liquido refrigerante e cambiarlo, perché lì abbiamo solamente della stupida acqua, cosa che non va bene. Quindi guys, che cosa facciamo? Andiamo in cantina dei miei genitori, che lì ci dovrebbe essere ancora di liquido refrigerante, cioè almeno credo, poi ovviamente se non ce l'abbiamo cosa facciamo? Lo andiamo direttamente a comprare, quindi vediamo un po' come fare. E se i negozi sono chiusi è un problema, perché devo ancora vedere che ore sono, perché mi sa che sono le 7 di sera in questo momento. E poi se non ci sarà neanche in cantina è un altro problema, perché io sono bloccato qua. Al massimo ci aggiungerò dell'acqua finché poi non arrivo in stream house, e poi da lì domani con tutta la tranquillità andrò a comprare il liquido refrigerante per poi cambiarlo. Sennò qua ragazzi fondiamo veramente il motore, è un problema. Ok, speriamo ci sia veramente questo liquido refrigerante. Per il momento non vedo niente. Ecco, fermo lì. Che cos'è questo, bro? È il liquido radiatore. L'abbiamo trovato. Aspetta, lo devo usare perché potrebbe essere solamente quello dei tergi. Non lo so, dall'odore sembra quello dei tergi, però aspetta. Ce lo mettiamo ugualmente, ma che me frega, tanto alla fine è sempre acqua, no? Al massimo nel radiatore si formerà un pochettino di schiuma. What the fuck? No, a parte gli scherzi, dovrebbe essere veramente quello del radiatore. Allora, fammi vedere se c'è qualche altro barattolo. No, aspetta, c'è un altro invece, raga. Fermo lì, bro. Qua ne abbiamo un altro. Questo qui. Liquido radiatore. Mamma mia. Liquido del radiatore, anche questo. Ok, questi sono i tergi cristalli. Ora ne abbiamo la coppia. Questo proprio. Ok, sì, questo c'è un odore orribile. Ok, questo è il liquido del radiatore. E questo è il liquido dei tergi cristalli. Infatti questo mi pareva un pochettino troppo buono, però non ne ero sicuro, eh. Stavamo per fare un danno, ragazzi. Ok. E qui ce l'abbiamo. Per farvi capire meglio, uno ha un odore orribile in generale, e l'altro invece ha l'odore del vetril. Avete presente quello in casa, quello lì per pulire i vetri? Ecco, quello che ha un odore buono, perciò più o meno ragazzi questa è la differenza.
Però non saprei come spiegarvi l'odore orribile dall'alto. Ma l'importante è che ci sia il liquido del radiatore. Però per il momento ci mangiamo una pizza mentre aspettiamo che la macchina si raffreddi. Perché fare le cose a motore caldo non penso sia il top. Perché tempo fa era successa questa cosa ad un mio amico e abbiamo letto su internet che se tu apri il tappo dove poi ci andrebbe il liquido, quando il motore è molto caldo potrebbe partire il tappo dalla pressione, cose che... Facciamo le cose con calma, pancia piena. E per chi se lo stesse chiedendo, ma Ussa, ma tu dopo palestra cosa fai? Mangi la pizza? Sì, assolutamente sì. Mangerei persino il gelato. Mangerei solo gelato, ragazzi. Però non c'è nel frigorifero, perciò... Niente gelato. Dalla finestra, in lontananza, ho visto che c'è il mio vicino di casa, Francesco, che anche lui è un meccanico, perciò facciamo così. Scendiamo e andiamo a chiedere a lui, magari mi può dare qualche consiglio. Vabbè. Una merda. No vabbè, ma ci sta, ragazzi, ci mancherebbe. Che cos'è, del 96, del 99? Sì, guarda lì. È iscritta ad ASI, ragazzi, se non mi sbaglio. No, no, non è iscritta, no. Non l'ho iscritta. Cioè potrebbe, cioè si potrebbe fare, cioè, adesso facciamo il rabocco easy. Per una prossima volta poi ti dico, 100% ci vuole il liquido rosso, eh? Rosso? Sì, sì, ma vabbè, non fa vedere. Non fa troppa differenza. Messo per così, se non mi sbaglio. Secondo me sta proprio dovrebbe sul massimo. Dovrebbe essere sul massimo adesso. Si è andato un pelissimo sopra il massimo, ma va più che bene. La mia macchina porta il rosso, okay. Altre macchine. È raro che infatti le macchine portino il liquido radiatore blu, eh. Cioè ce ne sono proprio poche che ho visto. Forse a dire una cazzata. Ma lo andiamo a usare? Sì. No, però dovrebbe essere questo, perché puzza da schifo. Non è quello dei tergi. Sì, no, no, dovrebbe essere proprio lui, è mezzo oleoso, ragazzi. Dai, boh, grazie mille, tanto saluta. Bella rega. Andiamo a casa sperando di non avere problemi e domani la sistemo per bene. No, ci dovresti essere. Sì. Facciamo anche un'altra cosa. Accendiamo. E adesso attiviamo proprio l'aria calda, ok? Tutto al massimo, così si raffredda un po' il motore, si spera. Ragazzi, arriviamo a metà strada e vi do un aggiornamento. Allora raga, appena sono partito e ho attivato l'aria calda, inizialmente usciva veramente ma veramente caldissima e adesso un pochettino si è raffreddata. Nonostante io non abbia cambiato niente, la sto tenendo sempre al massimo dalla parte ovviamente del calore, però adesso è meno calda rispetto all'inizio, perciò potrebbe essere un buon segno. A few moments later. Sto tenendo una media dai 70 agli 80 km orari, cioè proprio sto andando veramente piano, perché qui bisogna capire se ci staranno danni al motore oppure no. Quindi appena parcheggiamo a casa, ragazzi, apriamo subito il cofano e vediamo se ci sarà quelle che fa l'acqua. Ci vediamo tra un po'. Parcheggiamo al volo ed eccoci qui. Frena a mano, spegniamo tutto. E mangia veloci, veloci. Ok, apriamo sotto. Però raga, secondo me stavolta invece siamo al top. Tiriamo su. Bomba. Bomba ragazzi, bomba bomba. Funziona benissimo così. Quindi l'unico problema era che semplicemente mancava dell'acqua. Però noi domani andremo proprio a cambiare direttamente tutto il liquido dal radiatore. Poi una cosa che mi sono scordato di dirvi: la prima volta, quando vedete che mi stavo dando problemi, che vedevo la lancetta altissima, avevo attivato sempre l'aria calda, ovviamente per far uscire tutta quanta l'aria calda, per poi stare al sicuro. Ed è la stessa cosa che ho fatto anche adesso, perciò ragazzi, al top. Dai. Fortunatamente non è successo nulla di grave, perciò guys, adesso andiamo a riposarci un pochettino e poi domani ci mettiamo all'opera. The next day. Ed eccoci qua, questo è il giorno dopo. Adesso io ho un dubbio. Allora, qui c'è la macchina di Tech. E la cosa che non so è se spostare la sua macchina e fare i lavori qua, perché visto che dobbiamo cambiare l'acqua, dopo potremmo fare un macello qui per terra, quindi magari forse è meglio nel parcheggio, anche se noi utilizzeremo lo stesso una bacinella. Perciò non saprei. Facciamo così, spostiamo l'auto di Tech, raga. Sì, 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 facciamo le cose qui, perché è molto ma molto più comodo. Quindi apriamo, spostiamo l'auto di Tech e mettiamo la nostra qui. E una è stata spostata, però io adesso ho 40 chiavi qua in tasca, quindi è un pochettino più difficile. Dove cavolo l'ho parcheggiata, raga? Eccola lì, guarda lì che roba, guarda lì, mamma mia. Si parte anche con questa e la rimettiamo dov'era. Finalmente auto parcheggiata e devo dirvi una cosa. Allora, io ho cercato su internet per il colore del liquido e ho visto che il liquido rosso è soprattutto per le auto più moderne, e invece il liquido blu è proprio per le auto più vecchie.
e direi che questa non fa parte dell'auto 9. Perciò utilizzeremo direttamente il liquido che abbiamo già, quindi per questo siamo al top. Ragazze, tiriamo su. Qual è la tua domanda? Cosa sto registrando? Devo cambiare l'acqua a radiatore, perché sennò qua faccio cioccare il motore. Vatti a vedere le storie, poi capirai. Quasi, me la sono rischiata un bel po'. E come hai fatto? Stavo andando, ho visto la lancetta della temperatura che non era al limite. Di più, fai conto che ha fatto tutto il giro, che ha toccato la plastica, perché sennò sarebbe potuto andare oltre, te lo giuro. E sei tornato? No, mi sono fermato perché dovevo allenarmi in palestra, mi sono allenato tutto quanto, da lì sono andato a Gennarolo. Sono arrivato a Gennarolo, mi sono fermato un attimo in macchina e sentivo bolliva. Ad una certa faccio, ma cos'è? Ma mi sono entrati i topi che mi stanno mordendo i cavi. Tiro su, sento faccio bello. Come mai, sai? Sì, perché c'è l'acqua del rubinetto lì dentro, non c'è quella del radiatore. Cioè non c'è quella refrigerante, certo. Quindi non regge le temperature. Quindi bisogna cambiare ciuccio quanto. Bisogna trovare una bacinella d'acqua. Quindi andiamo a vedere di là. Che porca vacca, ragazzi, mi sa che questo è un problema. Non ho la bacinella d'acqua. Vabbè, a parte che potrei tranquillamente far cascare tutta l'acqua sulle mattonelle, perché è solamente acqua normale del rubinetto, però non si sa mai. Non vorrei che rimanga proprio la macchia quando si asciuga il tutto sulle mattonelle, perché il punto, il secchio ce l'ho, ma è troppo alto rispetto alla macchina, quindi non va bene. Ci servirebbe tipo una bella penciolina, però queste cose le usiamo per mangiare, quindi non va bene. Trovato soluzione. Qui abbiamo una bella bacinella grande con dentro tutti dei dolcetti. Togliamo i dolcetti. La bacinella ce l'abbiamo. Sperando ovviamente che passi sotto la macchina. Al massimo usiamo il click per alzare un pochettino di più la macchina. Dai, vediamo cosa riusciamo a fare. Andiamo a vedere subito se la bacinella ci sta sotto. Forse sì, raga. Forse sì. Top. Che bomba, raga. Perfetto, perfetto. Mi serve questo. Ci siamo, raga, ci siamo. Allora, la cosa che dobbiamo fare è iniziare a lavorare, perché sennò qua è un problema grande. Nel frattempo io sono senza maglia, però sto mettendo la maglia così, perché quando vedi che sto lavorando nel vano motore, c'è un sole che mi dà fastidio qua, quindi brucia. E io la bronzatura da muratore non la voglio, per quello sto tenendo la maglia in questa maniera. Ma sono dettagli. Maglia caduta, perfetto. Di malinveggio. Apriamo ovviamente qui. E adesso apriamo un pochettino anche la valvola di spurgo, così inizia ad entrare un pochettino di aria nel circuito. Iniziamo a svitare il tutto, quindi da qui. E adesso dovrebbe iniziare anche a muoversi il tubo. E invece è praticamente saldato. Perfetto. Guarda che non sarà mai stato cambiato sto coso, sperando che non ci siano crepe in questa gomma. Ed infatti il liquido adesso un pochettino si muove. Guardate, guardate di che colore è. Che schifo. Ed eccolo qui. Ma c'è così poca acqua? What the fuck? Ok. Pian piano si sta riempendo. Fa proprio schifo, non è né di colore rosso e né blu. Qua è marrone, raga. Schifo più totale. Mi sa che non è mai stato cambiato, ma Black Mamba. Nel frattempo mi è venuta un'idea. Stavo pensando di prendere il tubo e poi di inserire direttamente l'acqua del rubinetto da qui, giusto per pulire un pochettino il radiatore, perché raga, è uno schifo più totale. Mi sa che veramente non è mai stata cambiata l'acqua. Guardate lì, raga. Mamma mia, che schifo l'acqua. Lo so che così non si pulirà tutto quanto il circuito del radiatore, però meglio di niente, raga, meglio di niente. Aspettiamo un pochettino e da lì poi richiudiamo il tutto e iniziamo a versare il liquido dal radiatore. Nel frattempo stavo cadendo per ben due volte, ma sono dettagli. Mentre noi aspettiamo che goccioli per bene, spruzziamo qui, perché non vorrei che rimanesse questa macchia qua. Più pulite saranno le mattonelle, meglio è. Raga, non bisogna mai lasciare tracce del nostro lavoro. Per quel poco tempo che sono rimasto senza maglia, e anche senza quella maglia appoggiata sopra, mi sa che mi sono già bruciato le spalle. Perciò rimettiamoci la maglia e via. Allora, adesso possiamo iniziare a stringere di nuovo il tutto. Bisogna riattaccare ovviamente il tubo. Quindi così. Mannaggiate. E si stringe per bene. Una volta stretto anche la vite, adesso che cosa bisogna fare? Bisogna mettere l'imbuto qua, un imbuto provvisorio, e riempire tutto quanto, ok? Noi adesso prendiamo l'acqua, ovviamente, che dovrebbe essere già abbastanza calda per colpa del sole. No, fortunatamente non è calda. Top. Chiudiamo.
e ora si inizia a versare. Dobbiamo versare un bel po'. Ora bisogna iniziare a controllare il tutto. Ok, sono arrivato giusto. Adesso, raga, si chiude anche qui. Accendiamo il tutto. Speriamo che non scoppi il motore, ovviamente. Ma prima di accendere, tiriamo via questo qua. Guarda qui che schifo. Raga, è caramello. È caramello. Facciamo un pochettino circolare e poi iniziamo a dare anche qualche sgasata per vedere un pochettino come si comporta l'acqua. Non so il perché, ma mi sembra proprio che il motore giri molto meglio. Cioè, questa potrebbe essere la mia impressione. Però vi giuro, proprio anche dal suono sembra che gira molto molto meglio. Boh, iniziamo a dare qualche sgasata. Adesso voglio vedere dove è arrivata l'acqua, se è scesa magari di tanto oppure se è sempre lì. Aspettiamo un pochettino, che perché raga è passato un bel po', e poi apriamo la vaschetta e vediamo un pochettino come è messa l'acqua. Se è rimasta sempre più o meno allo stesso livello oppure se è scesa di pochissimo, ma sta sempre tra il massimo e il minimo, siamo al top. È arrivato il momento di svitare e controllare dove è arrivata l'acqua. Allora, l'acqua non so se si riesce a vedere, però ci siamo ragazzi, arriva più o meno proprio al massimo. Quindi direi che ci siamo. Più avanti io andrò a prendere anche il sensore della temperatura e ovviamente poi cambierò proprio il bulbo, perché così dopo questo maledetto cruscotto inizierà a funzionare per bene, perché ovviamente la lancetta, visto che c'è il vecchio sensore, ha fatto la stessa identica cosa del LED. Da spenta si accende, stessa cosa ha fatto la lancetta, da zero è andata direttamente a 1000. Perciò bisogna prendere proprio il sensore giusto, così pian piano inizierà a salire. Ovviamente se la temperatura scende, pian piano scenderà anche la lancetta. E perciò, noi ragazzi, siamo arrivati fino alla fine di questo vlog. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, un commento magari, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Fortunatamente ragazzi, il motore è ancora in ciaccio. Da Steelmaus è tutto, noi raga ci becchiamo alla prossima avventura. Bella raga.